Un approccio con la Sicilia, che ha voglia di produrre, di lavorare, di autogestirsi. Il mio impegno è difendere l'agricoltura e la pesca siciliana, lombarda e italiana a Bruxelles, perché Bruxelles sta ammazzando quelle che sono le nostre identità anche a tavola. E quindi questo è lavoro, questo è futuro, questo è famiglia, e il mio impegno è per tutta Italia da questo punto di vista. E c'è tanta gente che fortunatamente supera gli steccati ideologici, le polemiche, la destra, la sinistra, il nord e il sud. E quindi sono a disposizione per lavorare da questo punto di vista. Oggi sono qua per l'emergenza, anzi non dico più immigrazione, per l'emergenza invasione. Ormai ne arrivano 1500 al giorno, c'è il collasso, aprono le chiese, non c'è posto in ospedale, quindi bisogna sospendere quella che è un'operazione demenziale che ha moltiplicato gli sbarchi, spendere i soldi che stiamo buttando via qua in Africa, perché non c'è niente di gratis, e quindi l'ha detto il Dalai Lama, quando sono troppi, aiutiamoli a star meglio a casa loro. E sono assolutamente d'accordo su questa linea, perché altrimenti qua conteremo i morti, purtroppo, perché più ne partono più ne muoiono, e poi c'è una stagione economica e turistica a rischio in Sicilia e non solo in Sicilia. Sì. Quindi sospendiamo la domani. Sono due mesi che io mi sento dire aspettiamo che l'Europa faccia qualcosa, l'Europa se ne frega, e quindi domani le navi della Marina Militare stanno ferme nei porti italiani e fanno quello che fanno in tutto il mondo, ovvero si difendono i confini, non possono essere solo gli italiani a farsi carico dei problemi di tutto il mondo. Qua il grande assente però si chiama Renzi, che sta sorridendo e girando il mondo, tranne che la Sicilia. E quindi se esiste un Presidente del Consiglio che si dia una mossa e si faccia vedere.